Salve a tutti, mi chiamo Martina Vittorietti e sono ricercatrice in statistica sociale presso l'Università degli Studi di Palermo. Salve a tutti, sono Andrea Priulla, sono un dottorando presso l'Università degli Studi di Palermo. Oggi presentiamo un lavoro del titolo Prima, durante e dopo, il percorso degli studenti all'immatricolazione fino a 5 anni dopo la laurea, integrazione e analisi di dati provenienti da fonti diverse, a cui hanno collaborato anche Ornella Giambago e Vincenzo Giuseppe Genova dell'Università di Palermo. In un sistema economico nel quale la conoscenza gioca un ruolo centrale, il capitale umano costituisce la risorsa fondamentale del sistema produttivo. Il nostro obiettivo è fornire un quadro completo della condizione occupazionale dei laureati dell'Ateneo di Palermo, ricercando le determinanti del loro successo nella loro formazione accademica. A tal fine, abbiamo integrato dati provenienti da quattro diverse fonti. Fonti istituzionali, quali Anagrafica Studenti e SIA, Sistema Informatico di Ateneo, e dati provenienti da due diverse tipologie di indagine, indagine alma laurea sul profilo dei laureati e indagine alma laurea post laurea sulla condizione occupazionale dei laureati. Da ognuna di queste fonti informazioni rilevanti possono essere estratte ed integrate. Dall'Anagrafica Studenti otteniamo informazioni su tutti gli immatricolati, laureati e non laureati, nei diversi atenei italiani. In particolare, abbiamo informazioni relative agli eventi di carriera, ai contributi versati e ai possibili trasferimenti verso altri atenei. Dal SIA, il Sistema Informativo di Ateneo, otteniamo informazioni specifiche di carriera, quali CFU e la media dei voti ottenuti per ogni anno accademico. Dall'indagine profilo compilata al momento della laurea, otteniamo invece informazioni sui laureandi, quali la classe sociale, al momento il ritardo negli studi, la soddisfazione del percorso intrapreso e le eventuali caratteristiche delle esperienze intraprese all'estero. Infine, dalle indagini post laurea realizzate a 1, 3 e a 5 anni dalla laurea, otteniamo informazioni dei laureati non solo sulla condizione occupazionale post laurea, ma anche specifiche del tipo di occupazione svolta, quali il reddito, la coerenza con il titolo di studio e la soddisfazione. Tutte queste informazioni confluiscono dunque in un unico grande dataset che consente di effettuare analisi da due diversi punti di vista. Partendo dai dati istituzionali relativi alla carriera universitaria degli studenti, riusciamo a tracciare dettagliatamente la traiettoria del singolo studente dalla prima immatricolazione all'università, che sia una laurea triennale o a ciclo unico, fino ad avere informazioni sulla carriera lavorativa grazie alle indagini svolte per la laurea. Sulla base di ciò è possibile quindi svolgere analisi per coorti di studenti immatricolati in uno specifico anno accademico, differenziando per variabili generalmente di interesse come il genere, il corso di laurea, eccetera. Quindi, partendo da una specifica coorte di immatricolazione, grazie ai dati ANS riusciamo a distinguere gli studenti laureati all'Università di Palermo e non laureati o laureati in un'altra università. Di questi laureati sappiamo quanti si iscrivono, entro quanto tempo si iscrivono ad una laurea magistrale all'Università di Palermo o meno, o se si iscrivono in un'altra università. Infine, gli studenti che riescono a conseguire il titolo di laurea magistrale saranno successivamente intervistati dalla laurea per conoscere la loro condizione occupazionale a 1, 3 e 5 anni. Inoltre, questa integrazione ci permette di un maggiore dettaglio alle analisi svolte utilizzando le sole indagini alla laurea, che vengono solitamente svolte per corti di laureati. Ad esempio, partendo da una coorte di laureati magistrali, riusciamo a distinguere gli studenti in base alle diverse coorti di immatricolazione all'università. Per valutare, ad esempio, come il ritardo nel conseguimento della laurea, la performance nei primi anni di università, possa aver influito in qualche modo sul successo lavorativo del singolo studente. Questo lavoro al momento è limitato soltanto all'Ateneo di Palermitano, ma può essere ulteriormente esteso a tutti gli Atenei italiani, in modo da seguire la carriera dello studente in altri atenei e consentire confronti tra le università nelle diverse ripartizioni territoriali. Grazie per l'attenzione.